Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Bacampicillina Eurogenerici AG S.p.A., società del gruppo Stadarz Mimitel AG, ultimo aggiornamento. 15 settembre 2022. Cos'è Bacampicillina Eurogenerici? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere bacampicillina Eurogenerici durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è bacampicillina Eurogenerici? Bacampicillina Eurogenerici è un farmaco a base del principio attivo bacampicillina cloridrato, appartenente alla categoria degli antibatterici penicillinici e nello specifico penicilline ad ampio spettro. È commercializzato in Italia dall'azienda EG S.p.A., società del gruppo Stadarz Mimitel AG. Bacampicillina Eurogenerici può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare K24 Pharmaceuticals SRL, sede operativa e commerciale concessionario EG S.p.A., società del gruppo Stadarz Mimitel AG. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo bacampicillina cloridrato, gruppo terapeutico antibatterici penicillinici, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni: la bacampicillina ha dimostrato di essere clinicamente attiva nella terapia di un numero notevole di infezioni dovute a ceppi sensibili di batteri gram positivi e gram negativi, infezioni del basso apparato respiratorio, bronchite e polmonite da ceppi sensibili di pneumococco, streptococco, stafilococco non penicillinasi produttore H, influenzae, altre infezioni dell'apparato respiratorio, faringite, tonsillite, otite media, sinusite, laringite ed epiglottite da ceppi sensibili di streptococco a emolitico, stafilococco non penicillinasi produttore, pneumococco ed H, influenzae. Infezioni dell'apparato genito urinario, cistite acuta e ricorrente, uretrite, pielonefrite, prostatite da ceppi sensibili di E. coli, enterococco, stafilococco non penicillinasi produttore, Proteus mirabilis e Neisseria gonorreae. Infezioni della pelle e dei tessuti molli, impetigine, erisipela, piodermite, cellulite, ascessi e ferite traumatiche e postoperatorie, da ceppi sensibili di stafilococco non penicillinasi produttore, streptococco ed enterococco. Infezioni intestinali da ceppi sensibili di shigella e salmonella, inclusa S. tifosa. Infezioni odontostomatologiche acute e croniche sostenute da germi sensibili. Posologia: salvo diversa prescrizione del medico, si consiglia la seguente posologia. Adulti e bambini sopra i 7 anni. 1 compresse da 1200 mg ogni 12 ore. L'assunzione può essere fatta anche a stomaco pieno, in quanto la presenza di cibo non modifica l'assorbimento dell'antibiotico. Controindicazioni: la bacampicillina è controindicata in soggetti con ipersensibilità nota alla penicillina e barra o alla cefalosporina, controindicata inoltre la somministrazione contemporanea di disulfiram. Soggetti affetti da mononucleosi infettiva, vedi anche 4.4. Generalmente controindicata in gravidanza. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego in soggetti in corso di terapia con penicillina: sono state riferite reazioni gravi e a volte fatali da ipersensibilità, di tipo anafilattoide. Sebbene l'anafilassi sia più frequente dopo una terapia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: l'impiego contemporaneo di allopurinolo ed ampicillina aumenta notevolmente la percentuale di reazioni cutanee tipo esantema rispetto ai pazienti trattati con sola ampicillina. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere bacampicillina Eurogenerici durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere bacampicillina Eurogenerici durante la gravidanza e l'allattamento? Nelle donne in stato di gravidanza e nella primissima infanzia, il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: non sono stati mai segnalati effetti imputabili alla bacampicillina. Effetti indesiderati: come con altre penicilline, ci si possono aspettare reazioni secondarie limitate essenzialmente a fenomeni di sensibilità.
Tali reazioni si verificano più facilmente in soggetti con un'anamnesi positiva per allergia, asma, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio, non sono stati mai segnalati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche antibiotico antibatterico del gruppo delle aminopenicilline. Bacampicillina eurogenerici è una penicillina semisintetica ad ampio spettro antibatterico, somministrabile per via orale. È dotato di azione battericida sui gram positivi e gram negativi. Particolarmente, proprietà farmacocinetiche la bacampicillina è stabile nel succo gastrico. È rapidamente assorbita nell'apparato digerente con una biodisponibilità che è del 40% maggiore di quella dell'ampicillina. Rispetto a quest'ultima fornisce picchi ematici più, dati preclinici di sicurezza la tossicità acuta e cronica di bacampicillina eurogenerici è inferiore a quella delle altre penicilline semisintetiche. Il trattamento continuativo del ratto e del cane con dosi 10-100 volte superiori a, elenco degli eccipienti lattosio, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, idrossimetilpropilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400, polietilenglicole 6000. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.